Grazie di avermi invitato a questo vostro incontro. Io non ho molto da dire sull'Antonianum perché sono arrivato adesso, qualche mese fa, e ancora non del tutto perché gli impegni precedenti mi tengono qualche giorno settimanale a Napoli, non è neanche vicinissimo. Tuttavia posso dire che cosa stiamo pensando adesso dell'Antonianum, visto la storia gloriosa è passato, è passata, adesso siamo qui, ci sono delle continuità rispetto a ciò che è stato un tempo e abbiamo bisogno di capire un po' che cosa privilegiare, dove mettere gli accenti, come coordinare non soltanto esteriormente la cosa, in modo che la presenza a Padova sia sensata per Padova e sia anche giustificabile per i confratelli gesuiti che stanno altrove e vedono che qui si impegna qualche persona che speriamo arrivi nel frattempo. Io personalmente ho una formazione diversa rispetto a chi è stato qua negli anni passati. Ho insegnato teologia morale per 29 anni all'Università Gregoriana a Roma e ho concluso con gli ultimi 6 anni appena finiti. Così come avevo incominciato con i primi tre l'insegnamento sempre di teologia morale alla nostra facoltà di teologia di Napoli. A dire il vero, il provinciale chiedendomi di venire qui aveva presente un po' questi trascorsi per il fatto che attraverso questo tipo di lavoro era capitato che conoscessi un po' Padova. Conoscessi quelli che hanno studiato con me, che sono stati i miei alunni della facoltà teologica, ma anche quelli che ho incontrato qui per iniziative della Fondazione Lanza, che qualcuno di voi conoscerà, e per qualche occasione con gli incontri dei filosofi di Gallarate. Allora ero un po' presente, un po'. Così si pensava che potesse giovare a fare questa riflessione che dobbiamo fare insieme con gli altri confratelli per capire e con chi già è presente, già collabora, già lavora qua, per vedere un po' se possiamo dare una fisionomia alla nostra presenza a Padova per il futuro. Questo è tutto, mi auguro che vada bene, sono contento di essere qui, ho trovato un'accoglienza stupenda e va bene, insomma sono qua. Poi io non vi so dire il futuro. Adesso io vorrei consegnare a nome di mio come presidente, ma anche di tutto il club, di tutti i soci, un piccolo ricordo da parte nostra del club. E questo è il bilancino. E questa è è la storia di Piove di Sacco, Grazie, come grazie. città. Abbiamo anche avuto gesuiti di Piove, recentemente sono stati qua. Sì, c'è Padre il padre Nicola, originario di Piove. Sì, certo, l'abbiamo conosciuto, che è giovane. Sì, e che ci hanno chiesto a Palermo adesso. Ah, è a Palermo, ok. E alla fine, se accettate questo piccolo pensiero, ecco, grazie mille. Sì, ecco, allora molto brevemente un saluto e anche un buon appetito da parte mia. Io mi trattengo solo qualche istante perché forse avete visto sfilare gli scout fuori dalla chiesa e stasera facciamo il Natale insieme a loro e con qualcuna delle famiglie anche. Allora, auguri anche di un tempo di Natale che mi sembra molto in linea con quello che sono i principi che animano il vostro stare insieme, cioè ad esempio il costruire relazioni, dunque un'amicizia che non è mai appunto solamente un mezzo, ma è il fine stesso del nostro impegno, del vostro impegno. E questo mi pare che ci mette anche in sintonia con i misteri che così stiamo preparando a celebrare. Per esempio la figura di Giuseppe di cui avete ascoltato nei testi del Vangelo secondo Matteo,
saper rinunciare anche al proprio bene quando è il bene dell'altro in gioco, e come nel caso di Giuseppe il bene di tutti noi, il bene degli altri. Quindi è grazie alla rinuncia dei suoi sogni, che pronti a rinunciarci, Giuseppe è pronto a rinunciarci perché il sogno di Dio diventi carne, diventi realtà, diventi vita possibile anche per noi fino ad oggi qui. Quindi che questo diventi anche un elemento in più che motiva il vostro impegno e che lo rende sempre più fecondo. Buon Natale e buona serata. Bene, salutiamo il Padre Superiore e possiamo dare inizio alla...